sentito personalistico, quello di creato da Pannella, è durato 40 anni. Tanti partiti su questa impronta non durano un decennio. Qual è il segreto secondo te? Che questo non era un partito personalistico, questo è un partito che aveva un grandissimo leader, ma aveva la forza di questo leader è di avere una comunità che era intorno a lui e che lo aiutava e che faceva, come dire, squadra veramente. Gli altri partiti personali sono partiti appesi a una leadership, ma sotto non c'è niente. Qui c'è stata una comunità vera e quella che ha consentito di ottenere tanti risultati in questo paese. Vedi anche tu tanta ipocrisia qui oggi, come ha detto Emma? Beh, insomma, una certa dose si vede, però tutto sommato. Roberto, il primo contatto che hai avuto con Marco? Qua. Anzi, non qua. Qua la prima volta che l'ho visto, stava facendo un comizio nel 79. E poi dopo qualche giorno andai al Partito Radicale, ma lui non c'era. E poi iniziai, la prima volta fu quando stavamo organizzando al Partito Radicale nell'80 mi pare adesso, no nel 79, una riunione per fare dei tavoli per il referendum, e lui passò e io rimasi colpito dal fatto che questo che comunque rappresentava un leader, una persona importante, straordinaria, si è messo di lì a discutere con noi su come dovevamo organizzare i tavoli nella città. Sempre per libri di Fulano, una domanda. Roma c'ha il mare e non lo sa. Ostia, 11 km di illegalità. Non mi fate domande su Roma, io sto qua per Pannella e parlo per Pannella. Sì, ma io sto parlando di un'altra cosa. Roberto, la battaglia più importante che tu puoi ricordare dei radicali? No, la storia italiana è la storia delle battaglie radicali. Francamente non mi metterei proprio a indicarne una piuttosto che un'altra. Bisognerebbe chiederlo agli italiani. Pensate soltanto alle unioni civili che siamo riusciti a fare a metà nel 2016, ed è una battaglia radicale che Pannella ha portato avanti per 40 anni. È arrivata un po' tardi, e altre per fortuna, grazie al suo grande intuito, alla sua grande forza di sintonia con il paese, è riuscita a portarla a casa per questo paese ben prima. Grazie. Che cosa